filosofo ha una nascita successiva ed è il 1881. Possiamo far nascere in questo anno la filosofia di Nietzsche, almeno per come la interpreta lui, e questa nascita è legata ad una strana ripresa di un concetto greco, quello dell'eterno ritorno. Siamo nell'estate del 1881, quindi Nietzsche a questo punto ha 37 anni, ritiene di aver superato quella crisi esistenziale che coincideva con il suo 36esimo anno d'età, cioè con l'età in cui suo padre era morto, e lui si trova a Silvaplana in Engadina, lo affittava delle stanze, stava lì, passeggiava, poi alla sera scriveva i suoi pensieri. Lì effettivamente c'è un lago, lui passeggia in questo lago, sui bordi di questo lago molto bello, a un certo punto si siede su una pietra e ha questa immagine che il tempo stesso lo spaventa e lo attrae, quella dell'eterno ritorno. Lui dice: visto che il mondo è composto da un numero finito di elementi e questi elementi non si creano e non si distruggono, poiché si parte dall'ipotesi che Dio non esista, allora questi elementi per forza di cose dovranno riaggregarsi esattamente nella stessa maniera per un numero infinito di volte. Quindi per un numero infinito di volte io sarò seduto sul bordo di questo lago, per un numero infinito di volte io avrò lo stesso mal di denti che ho avuto questa notte, per un numero infinito di volte tutto ritornerà. E quindi non è che ci sia, come nella visione cristiana del mondo, una specie di linea con un inizio alla creazione e con una fine, la fine dei tempi, ma invece una circolarità. Questo era grosso modo il modo in cui i greci descrivevano la storia. Per i greci o la storia è decadenza, per cui si parte dalle origini alte e si arriva sempre più basso, si parte dagli dèi e si arriva agli uomini, oppure effettivamente è un ciclo, è un cerchio. Uno si può chiedere perché lui considerasse così importante questo pensiero. Dice: ma dunque tu sei diventato filosofo e in tutto per tutto quello che sei riuscito a pensare è un pensiero che avevano pensato i greci un sacco di tempo fa, e che poi per lui era molto importante, perché con questo distruggeva la categoria di teleologia, di avere un fine, di avere uno scopo, che era centrale in tutto quello che gli hanno insegnato. Bisogna avere pure uno scopo nella vita, bisogna comportarsi bene, bisogna avere degli obiettivi, ma lui che gli obiettivi li aveva mancati quasi tutti, e soprattutto che si sentiva ormai più che un professore una specie di scolaro ribelle e malato. Che cosa gli restava se non pensare che tutto tornerà eternamente? E quindi è vero, il mal di denti di questa notte ritornerà per un numero infinito di volte, ma tutto il resto tornerà, non è che ci sia un fine delle cose. Inoltre calcola questo: anche l'istante, questo momento che in un divenire temporale lineare scompare in un istante, per l'appunto, in un batter d'occhio, scompare subito questo istante. Questo istante che, crede Nietzsche, in realtà è eterno, perché per l'appunto questo preciso momento in cui io sento questo odore, vedo quella foglia, vedo quel passaggio di quell'animale, mi passa questo pensiero nella testa, bene, tutto questo durerà in eterno. Lui crede che con questo ha risolto il mondo, e soprattutto ha risolto il problema fondamentale, il fatto che il mondo non abbia uno scopo. Cioè, si può anche capire, nel senso che effettivamente l'Ottocento in cui scrive Nietzsche è veramente il secolo in cui viene meno tutto il grande ordinamento cristiano del mondo, che prometteva beni ultraterreni e contemporaneamente ci faceva sopportare le disgrazie di questa vita. A questo punto la gente non teme tanto i beni ultraterreni, non ci spera neanche molto, però contemporaneamente comincia anche a pensare che questa vita è tutto quello che noi abbiamo, e se la vita va male allora è veramente una disgrazia. Allora che nome ha questo tipo di processo o di fenomeno? Secondo quello che Nietzsche dice nel 1882, cioè nella Gaia Scienza,
questo fenomeno è la morte di Dio. Dio è morto. Nella modernità Dio è morto, come diceva Guccini, nei campi di sterminio Dio è morto, eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente Dio è morto perché ormai la gente è troppo sofisticata, troppo incredula per pensare che ci sono degli obiettivi, ci sono dei fini, ci sono dei premi se ci comportiamo bene, delle punizioni se ci comportiamo male. Questo in un certo senso ha liberato l'esistenza da tanti limiti, benché in effetti questo faccia anche sì che l'esistenza rischi di non avere più senso, perché se non c'è un obiettivo, a che fine? Si crea questo fenomeno che si chiama nichilismo. Nulla ha senso, nulla vale, perché per l'appunto Dio è morto e, dice Nietzsche, Dio è morto perché noi lo abbiamo ucciso, perché siamo stati noi, con il nostro, la nostra intelligenza, la nostra scienza, il nostro sapere, a far morire Dio. Quindi, disperazione. Un po' euforia, contenti che non c'è più questo padre, sebbene padre eterno, che sta lì a comandarci a bacchette, a punirci, a premiarci, però anche ci sentiamo, come dire, un po' soli e un po' senza scopo. La vita è un puro riprodursi di se stessa, un nascere e un morire che non ha un obiettivo. E allora Nietzsche, come cavalcando la tigre, elabora la teoria dell'eterno ritorno. Appunto, perché ci deve essere un fine? Chi ha detto che ci deve essere un fine? È chiaro che se voi pensate che la vita abbia un fine sarete sempre tristi, ma se invece con me pensate che la vita è un ritornello che si ripete in continuazione, non sarete né contenti né scontenti, semplicemente così è e chi si è visto si è visto. E poi alla fine saremo tutti uguali realmente, nel senso che non c'è più tragedia, non c'è più commedia. Questo l'aveva già notato Agostino. Agostino, dico Sant'Agostino, non è che l'abbia fatto santo per questo, comunque un'osservazione non male, aveva fatto notare, criticando i pagani che credevano nell'eterno ritorno, che i cristiani non potevano accettare l'eterno ritorno, perché se fosse vera la dottrina dell'eterno ritorno, allora Gesù Cristo in croce sarebbe un attore che prova una scena che si ripete un numero infinito di volte. Cioè questo evento, che ha un senso proprio perché è un evento unico, in realtà è un serial, e ogni killer fra l'altro sarebbe un serial killer, perché in effetti ogni volta che ammazzi una persona la ammazzi un numero infinito di volte. Questa in generale è la strategia che Nietzsche adotta, cercare per così dire di cavalcare la tigre, invece di fare delle promesse, cioè non c'è più Dio, però c'è la scienza, c'è un nuovo avvenire, c'è un avvenire per l'umanità, ci sono dei mondi fantastici, votate questo, fate quello che volete. No, niente, non c'è più Dio e non c'è più niente, però c'è di buono che Dio era già di lui un equivoco, già che la cosa vera a cui noi dobbiamo tenerci attaccati, come scrive Nietzsche, restiamo fedeli alla terra, in che senso? Non che uno debba fare il contadino a tutti i costi, ma nel senso che una volta che noi abbiamo rinunciato a queste specie di speranze ultraterrene, capiamo veramente come va il mondo, ne capiamo l'eternità e ne capiamo la bontà, la giustizia. Una giustizia che non ha niente a che fare con le descrizioni che del mondo ci viene data dalla morale. E qui che Nietzsche, appunto, mettendo insieme tutti questi pezzetti della sua esistenza, il bravo ragazzo e contemporaneamente il cattivo ragazzo che va da Wagner, il filologo precoce e quello che va a cercare Dionisiaco facendosi odiare tutti i filologi, l'uomo sostanzialmente malato che quindi sogna la salute, cosa che ai sani non capita di fare, e l'uomo educato per diventare teologo che poi diventa un ateologo, comunque un ateo, e parla della morte di Dio. Now let us move on to the third of our four main themes, and you've touched on it already, this notion of the eternal recurrence. Yes. Now, I would say that if anything, of all the doctrines of Nietzsche, this is the hardest, not just for people to understand, but even to take seriously. Yes. I mean, on the face of it, he appears to be saying that the whole of history moves in epicycles, vast epicycles, so that everything comes round again, and again, and again, forever. Yes. So that you and I have actually sat in this studio having this conversation unnumberable times before, and will do so unnumberable times again. Now, is he really saying that? Well, he's really saying that, and he is trying out what might happen if you took that view seriously.
And I think we want to say altogether in our whole discussion that a great deal of his thinking is of this experimental kind. And by that, I don't mean that it's not serious, I don't mean that it is not responsible, I don't mean that it is trivial, but I do mean that here's somebody who's facing the whole of human thought and is trying to make some sort of shift with almost any area in it, and is trying out again and again different views. There's a saying of his, I think a very tragic saying of his, in a letter where he writes, I feel as though I were a pen, a new pen, a quill presumably, being tried out by some superior power on a bit of paper. It's a very strange thing to be feeling for somebody who's advocating the will to power and the Superman, and yet I think he did genuinely feel that. Now, he does then try out this thought, and it seems to me not so much a theory of being, not so much a theory of the cosmos, it seems to me a moral theory. That is to say, our actions, our willing, our intentions, our thoughts should be of such a superior kind, of such a grand kind, have such generosity and grandness about them that we should not flinch to and be able to be willing to repeat them over and over again ad nauseam, ad infinitum. Per quanto riguarda invece l'eterno ritorno, questo pure è un concetto molto discusso, ma l'eterno ritorno sembra, allora vi ripeto, le tre cose propositive di Nietzsche sono la volontà di potenza, l'eterno ritorno e il superuomo. L'eterno ritorno significa che bisogna vivere il presente, che non contano né il passato che oramai non c'è più, né il futuro che non c'è ancora. La storia dell'umanità non è rettilineare, non tende da nessuna parte. Lo storicismo è una favola, l'umanità non sta crescendo sul proprio passato, avvicinandosi a una qualche meta. Il futuro è uguale al presente, il presente è uguale al passato, succedono sempre le stesse cose. Quindi l'eterno ritorno significa poi, in fondo, una rivalutazione del presente. L'esistenza di un Dio, Dio teologico, Dio logico, Dio concettuale, in qualsiasi modo il Dio sia inteso, l'esistenza di un Dio rende impossibile l'esser niente delle cose che prima di nascere sono appunto, si mantengono appunto nell'inesistenza. E questa è l'entificazione del niente, e questa gigantesca contraddizione, ciò in base a cui sostengo che nel pensiero contemporaneo esiste una capacità inarrestabile di distruggere ogni forma della tradizione filosofica, cioè ogni modo di evocare e di edificare strutture eterne. Ad esempio, in Also sprach Zarathustra c'è quel capitolo intitolato, è un esempio tra molti che si potrebbero fare, nel capitolo intitolato sulle isole beate, dice Zarathustra: se esistessero dei creatori, come potrei creare? Mi resterebbe ancora qualcosa da creare? No, dunque non vi sono creatori. Allora, l'evidenza originaria in questo discorso è la creatività dell'uomo. La creatività dell'uomo è il modo in cui l'uomo si inserisce nel divenire. La creatività è il divenire dell'uomo. Ma se Nietzsche è il pensatore che forse più di ogni altro afferma il carattere radicalmente diveniente delle cose del mondo, il carattere essenzialmente diveniente di tutto, se Nietzsche è questo, come può affermare, ecco, l'eterno ritorno di tutte le cose? Ebbene, il tema, la dottrina dell'eterno ritorno ripropone, contrariamente a quanto normalmente si pensa, ripropone questa struttura, sì che è per gli stessi motivi per i quali un Dio eterno non può esistere, che nella seconda dottrina, cioè nella dottrina dell'eterno ritorno, si dice che è necessario che tutte le cose ritornino eternamente. Allora, come prima si diceva,
Se c'è un Dio, non ci può essere il divenire consistente nella creatività del volere? Ora Nietzsche, e certo bisogna fare una certa fatica per scoprirlo, ma c'è nel pensiero nietzschiano, ora Nietzsche afferma: se intendiamo il divenire come un processo in cui il passato è l'immodificabile, l'irrecuperabile, l'indominabile da parte della volontà, allora la volontà si trova di fronte al passato come di fronte a un Dio, e anzi l'immutabilità del passato presenta i tratti più caratteristici del divino, è appunto la sua intoccabilità, è l'ormai intoccabile. Se esiste il passato in questi termini, allora questo passato immodificabile implica l'impossibilità della volontà creativa, ma la volontà creativa è l'evidenza originaria dell'Occidente, il divenire è l'evidenza originaria, è la fede indiscutibile dell'Occidente. Dunque, sul fondamento di questa fede, come è impossibile un qualsiasi Dio, così è impossibile un passato il quale si costituisca come immodificabile. E con l'eterno ritorno come la mettiamo? Fantasia, dicono gli scienziati, fantasia. Poesia, fantasia. Cos'è questo eterno ritorno? Anche qui bisogna eliminare subito un equivoco grande come una casa, che è continuo, imperterrito, perché nulla è più persistente dell'errore, come si sa. Quello cioè che l'eterno ritorno sia un eterno ritorno, ma Nietzsche nello Zarathustra lo dice chiaramente. L'eterno ritorno nel senso banale, tutto si ripete, è il discorso della scimmia, e dà nausea a Zarathustra. Ci manca altro che tutto ritorni, per carità di Dio, tutto ritorna. Immaginatevi che prospettiva felice, adesso la situazione attuale, tutto ritorna. Tutto ritornerà infinite volte, per infinite volte donne e bambini creperanno annegati nel mare di Sicilia, che bello. C'è una insurrezione etica all'idea che tutto ritorni. E d'altra parte questa idea dell'eterno ritorno in questo senso contraddirebbe totalmente quello che abbiamo detto dell'oltreuomo, no? L'oltreuomo, giungiamo finalmente all'oltreuomo e poi riprecipiteremo di nuovo nell'uomo del sottosuolo, nell'ultimo uomo. Ma che bellezza! Zarathustra ha nausea di questa idea di eterno ritorno. C'è, lo dice anche Leavitt, ma sono errori colossali che io francamente ogni volta che leggo Nietzsche non capisco come si siano potuti commettere, perché è di una chiarezza lampante il discorso nello Zarathustra. Un eterno ritorno di questo genere, si dice, l'eterno ritorno contraddice il tempo lineare, questa leggenda, no? Che c'è un tempo lineare che sarebbe il tempo proprio della Europa, cristianità, è un tempo ciclico dove tutto ritorna, che sarebbe proprio del classico. Sono semplificazioni da sussidiario, per l'appunto, non è vero niente. Immaginatevi, cioè, quale tempo lineare può essere all'interno di una dimensione propriamente teologica? Cos'è? Annulliamo la festa. Cos'è la festa? Cos'è la festa se non la contraddizione continua al tempo lineare? Cos'è la festa? Cos'è la festa se non festag, un giorno che sta e che torna? Non è una contraddizione evidente rispetto all'idea di tempo lineare, la festa? E il tempo ciclico dei classici è un tempo ciclico semplicemente, ma niente affatto. È un tempo semmai a spirale, come anche Hegel capì perfettamente, e da quel classico che era e che conosceva il greco aveva ben inteso. Non è una ripetizione, non è una ripetizione, è semmai una mimesi, una partecipazione mimesi tra epoche diverse. Ma nel caso di Nietzsche l'idea di eterno ritorno va intesa come il tentativo, la prospettiva sempre, Nietzsche lo dice, lo ripete, badate, la mia filosofia sperimentale,
Discutetela, discutiamone. Voglio aprire una prospettiva al vostro pensiero. Anche nel caso dell'oltreuomo, mica lo definisce. Come fai a definire l'oltreuomo? È un nondum l'oltreuomo. Come fai a definirlo? Posso definire un fenomeno, qualcuno che mi appare, non posso definire un nondum, non ancora. Apro una prospettiva, quella di cui abbiamo appena parlato. Avete fede in questa prospettiva? Ci potete credere questa prospettiva? Ha per voi una qualche fondamento questa prospettiva? Questo discorso che vi faccio intorno a questa prospettiva assume una sua coerenza interna oppure no? Ecco, queste sono le domande. Non ecco il superuomo, ve l'ho dipinto. E nel caso dell'eterno ritorno, la prospettiva qual è? Il superamento del tempo come durata, non del tempo ciclico o del tempo lineare, che sono la stessa cosa da un punto di vista logico, perché sono il tempo come durata. Non cambia niente se il tempo come durata gira così o va così. È tempo durata. L'eterno ritorno pone questa questione, pone la questione se il tempo debba necessariamente essere inteso come durata. Questa è la questione che pone Nietzsche, la prospettiva che vorrebbe porre Nietzsche, prospettiva. Ma è una prospettiva che si intrinseca poco, che si intriga poco con questioni epistemologiche fondamentali? A me pare di sì. È al centro delle discussioni attuali questa questione del tempo. Le due concezioni canoniche, cicliche e lineari, dal punto di vista logico, non hanno alcuna differenza, alcuna. Questo dice Nietzsche. E credo che dica con ragione. E allora l'eterno ritorno deve essere fatto valere all'interno della visione del Liebermensch. Come l'uomo Liebermensch, questa figura oltreuomo, supera quella umanità, eccetera, eccetera, caratterizzata così e così che abbiamo visto, così il tempo del Liebermensch è il tempo che si oppone alla durata. Qual è il tempo che si oppone alla durata? Il presente, questo vuol dire che ama la terra, il presente. Liebermensch dice, è il passato, Liebermensch dice, è il futuro. Liebermensch dice, è il presente. Il passato non è passato, è morto, è. Io voglio che sia, dice Liebermensch, voglio che sia. Il futuro non è una dimensione in cui mi infuturo dimenticando il presente, voglio che sia. È l'attimo, è l'istante il tempo del Liebermensch. Liebermensch vive il suo presente e nel suo presente vi è quello che noi diciamo passato e quello che diciamo futuro. E questo vuol dire per lui amare la terra, non si infutura. Il mio presente vale soltanto nella misura in cui diviene futuro. Oppure vale soltanto nella misura in cui è memoria di un passato. È l'elegia, la nostalgia di un passato o la nostalgia di un futuro, no? Perché vi è la nostalgia del ritorno e vi è la nostalgia dell'andare. No. Vive finalmente l'oltreuomo, vive il suo presente. Ma non in quanto è il presente e è nulla, nichilismo di nuovo, interpretazioni nichilistiche di nuovo, il passato ed è nulla il futuro, no? Li ha in sé, li vuole. Così voglio che sia. E questo è il suo incontro con Spinoza. E qui si aprirebbe una discussione che non possiamo fare, il prossimo anno parleremo di Spinoza, ma qui si apre, per chi ha un po' di orecchio su queste questioni, qui
qui davvero si apre il suo rapporto con Spinoza. Ho trovato la mia anima gemella. Su questo, l'amore della necessità, non in senso deterministico, che contraddirebbe tutto quello che ho detto, ma nel senso che ho appena detto, è la dimensione dell'è. Vedete quanto era debole quella prima espressione, l'essere non è. L'è, il presente, questo qui. Non è un semplice divenire che si oppone all'essere. Secondo Heidegger, Nietzsche propone una risposta, cioè riconosciuto il carattere di volontà di potenza come dimensione metafisica della vita che è dappertutto e che è ineliminabile, che è il carattere tragico dell'esistenza, che è inganno voler superare o voler cancellare o voler modificare con la tecnica, con la democrazia, col socialismo, col cristianesimo, sono tutte mascherature che poi alla fine devono fare i conti con la dura realtà della vita che è volontà di potenza. Come l'uomo può tollerare la volontà di potenza e non farsene travolgere e non farsene autodistruggere? Secondo Heidegger, con la seconda nozione centrale, fondamentale di Nietzsche, l'eterno ritorno dell'uguale. E come avrete letto, se avete letto queste pagine, Heidegger ha grande felicità di mano nel mostrare che questa è la dottrina dello Zarathustra. Zarathustra non viene tanto per predicare la volontà di potenza, anche in quanto attraverso questo concetto rende chiaro a tutti quello che tutti sperimentano, ma il culmine della dottrina dello Zarathustra è un altro. Lui è il maestro dell'eterno ritorno, diciamo meglio, il profeta dell'eterno ritorno, perché Zarathustra non è l'oltre uomo. Zarathustra è Giovanni Battista di Gesù. E come sapete forse, lo Zarathustra di Nietzsche è costruito in polemica opposizione ai Vangeli. Heidegger direbbe, se l'hai costruito in polemica opposizione ai Vangeli, facendo il verso dei Vangeli e rovesciandoli, sei ancora catturato dall'ideale cristiano. Non dimentichiamoci questa critica. Comunque è così. Lo Zarathustra è il profeta dell'oltreuomo, è il ponte, è la Pasqua. E ciò attraverso cui ci si deve incamminare è la corda tesa tra l'uomo e il superuomo, tra la bestia e l'oltreuomo, come si legge nella prefazione dello Zarathustra, nei primi bellissimi capitoletti, no? Che sono tutta una storia figurata, intendo di interpretarsi nel suo concetto. E lo stesso Zarathustra è terrorizzato della dottrina che deve insegnare. Lo stesso Zarathustra si ammala prima di poterla enunciare, e quando la enuncia per accenni, per vaghe intuizioni. Parla di canti che l'oltreuomo canterà nel futuro, ma che ancora lui non è in grado di cantare. E si confronta, badate, con il suo esatto contrario, con la figura del nano. Perché il nano dice le stesse cose di Zarathustra, che è come dire, l'età della scienza, l'età della tecnica, è lei stessa portatrice di questa rivoluzione. Ma questa rivoluzione sta sulla lama di un coltello, da una parte è il nichilismo totale, dall'altra è la salvezza. E bisogna saper camminare su questa lama sottile per comprendere come l'eterno ritorno dell'uguale sia la salvezza. Cosa dice Nietzsche? Dice tante cose, sono oggetto di interpretazione certamente non conclusa. Ma cosa dice secondo Heidegger, Nietzsche, di essenziale? Cos'è l'eterno ritorno dell'uguale? Heidegger sottolinea come è giusto che questa è una battaglia contro il tempo. Zarathustra combatte contro il tempo. Ma in che senso combatte contro il tempo, contro l'uomo del tempo? Combatte contro l'uomo storico. L'uomo storico che noi tutti siamo, da Platone in avanti evidentemente. Combatte contro l'uomo storico il quale, potremmo dirla così tra di noi, semplificando un po' le cose, fare in fretta, l'uomo storico il quale vede solo la dimensione del futuro. Dice, le cose andranno meglio nel futuro. Noi viviamo in un progresso,
incessante. Noi dobbiamo lavorare, dominare la natura, gli uomini selvaggi, il male che è in noi, sperando in una città futura, come diceva Agostino, no? Sperando in una Gerusalemme terrestre, sin dove si può, celeste se il buon Dio vuole. Ma questo che cosa significa? Che tutto il passato è abbandonato a se stesso. Tutto il passato dell'uomo è dolore, vergogna, orrore, dietro le nostre spalle nient'altro che le macerie. Un filosofo contemporaneo fortemente influenzato da Nietzsche come Benjamin guardava la storia come un angelo che procede con la faccia rivolta indietro, che vede le macerie e dappertutto non è che macerie. Di qui la cattiva volontà dell'uomo occidentale, la cattiva volontà, poiché per quante consolazioni gli vengano fornite, per quante speranze di futuro, per quante ideologie del mondo dietro il mondo, quest'uomo non ha fatto pace col passato. Quest'uomo è pieno di risentimento col passato. Quest'uomo è pieno di spirito di vendetta contro il passato. E ognuno di noi è spirito di vendetta contro il passato. Vive solo allo scopo di mostrare a se stesso che si è potuto affrancare dalle ingiustizie che gli sono state fatte. È così che Nietzsche legge tutto il movimento operaio, tutto il movimento marxista, socialista, cioè per sanare l'ingiustizia, la violenza nel presente per un passato che non si può accettare. Ma il passato poi è quello che sempre ritorna. A questo punto la vera battaglia dello Zarathustra, secondo Heidegger, il vero messaggio è: l'uomo finisce, l'uomo muore e nasce l'oltreuomo solo nel momento in cui noi siamo in grado non di dire, che è molto facile dirlo, ma di vivere profondamente, con le sue conseguenze sociali, politiche, eccetera, eccetera, di vivere profondamente il motto "così fu, così volli che fosse". Cioè, il passato ora io lo assumo come mia volontà. Il passato è ciò che io accetto come mia scelta, come decisione nel presente che, ripeto, dice "così fu, così volli che fosse". Solo una volontà capace di volere a ritroso è in grado di salvare l'uomo dal nichilismo, dalla violenza. Solo nel momento in cui il tempo smette di progredire e si arresta nell'eterno ritorno di se stesso. La vita è stata questa, dice per esempio Nietzsche, bene, allora da capo. Da capo significa le stesse cose, la stessa luce, lume della luna, lo stesso raggio, la stessa notte, lo stesso istante che ora stiamo vivendo infinitamente per sempre. Solo quest'uomo della volontà oltre la volontà può tollerare tutto ciò che l'Occidente ha creato. Mon désir le plus tenace serait de recommencer, de revivre tout, le bon et le mauvais. C'est donc je sais que au présent cela fut mauvais aussi, c'est pas les souffrances après coup. Alors c'est la chance de ma cette espèce de sublimation, de transfiguration, de cette alchimie qui fait que le souvenir d'une souffrance devient un bon souvenir. Donc j'aurais envie de répéter, et c'est cela l'ombre de la mort, la peur, l'angoisse et la tristesse de la mort qui vient, c'est que j'aurais envie de recommencer encore et encore et encore les mêmes choses. Sans même avoir à en inventer de nouvelles. Revivre ce que j'ai vécu. Là où la bénédiction s'arrête, et voilà la nuance ou la précision que je voulais apporter, c'est que quand quelque chose du passé, bon ou mauvais, qui fut bon ou qui fut mauvais au passé, continue aujourd'hui et continuera demain à porter des fruits ou avoir des résultats négatifs,
que le négatif continue de proliférer, de vivre, voire de me survivre, voire risquer de me survivre. À ce moment-là, non, je ne veux pas recommencer. Et donc, quand le mal a un avenir, quand le mal passé a un avenir, si je puis dire, à ce moment-là, je ne dirais pas que je maudis, mais je ne bénis plus. Je ne bénis plus. Ce qui est tragique dans l'existence, et pas seulement la mienne, c'est que la signification de ce que nous vivons, et quand on a une vie assez longue, ça fait beaucoup de choses, hein, la signification de ce que nous avons vécu, elle ne se détermine qu'au dernier moment, c'est-à-dire au moment où, de la mort, si vous voulez, n'est-ce pas ? C'est-à-dire jusqu'au dernier moment, il peut se faire que ce que j'ai vécu, cru vivre, comme une chose belle, bonne, noble, et donc appelant ce désir de retour à l'éternel, qu'à la fin de la vie, quelque chose vienne m'apprendre que ça a été mauvais. Qu'il y a eu là un mensonge, une faute, la semence d'une catastrophe, etc. Et donc, à la dernière seconde, j'apprends quelque chose qui corrompt ou pervertit toute la mémoire heureuse que je garde. J'aurais voulu annoncer à G, ma mère, qui depuis toujours ne m'entend plus, ce qu'il faut savoir avant de mourir, à savoir que non seulement je ne connais personne, je n'ai rencontré personne, je n'ai eu dans l'histoire de l'humanité idée de personne, attendez, personne qui ait été plus heureux que moi, et chanceux, euphorique. C'est vrai, a priori, n'est-ce pas ? Ivre de jouissance ininterrompue. Mais que si je suis resté, moi, le contre-exemple de moi-même, aussi constamment triste, privé, destitué, déçu, impatient, jaloux, désespéré, et que si enfin les deux certitudes ne s'excluent pas, alors j'ignore comment risquer encore la moindre phrase sans la laisser tomber à terre, en silence, à terre son lexique, à terre sa grammaire et sa géologique. Comment dire autre chose qu'un intérêt aussi passionné que désabusé pour ces choses, la langue, la littérature, la philosophie, autre chose que l'impossibilité de dire encore, comme je le fais ici, moi, je signe.